Oggi tratteremo la sincerità, l'essere leali. Ciao Carmen! Carmen, ci vediamo martedì alle 16, giusto? E parleremo appunto di sincerità, quanto è importante creare rapporti e relazioni sincere. Quanto è importante in generale creare relazioni. Anche tu la stai vivendo, Valentino, molto bene. Creare relazioni è basilare, specialmente nel 2018, quando praticamente noi viviamo in una cultura, nel nostro caso, nel mio caso, italiana, in cui avere conoscenze è fondamentale. Ciao Chris, ciao Chiara. Avere conoscenze è basilare in Italia ed è importantissimo creare relazioni di valore. E molte volte non ci abbiamo voglia, non ci abbiamo tempo o pensiamo che non ci serva. In realtà creare relazioni di valore sincere, reali è importantissimo, perché potrebbero sempre tornarti utile nel corso della vita, specialmente nel business, nel network marketing. È importante quello che hai fatto in passato, perché quello che hai fatto in passato si può ripercuotere nel tuo attuale business. Se parliamo di network marketing, se hai coltivato delle buone relazioni in passato, se hai coltivato dei buoni rapporti sinceri e reali, sicuramente se inizi a fare un business di network marketing sarai estremamente, estremamente agevolato. Perché? Perché tutte le persone vedranno in te una persona leale, sincera, una persona a modo, e quindi faranno di tutto per entrare a far parte del business, no? Ed è un po' quello che è capitato a me. Ho fatto 3 anni nel mio altro lavoro, nell'altra azienda che ho, a coltivare rapporti, relazioni, a essere comunque sempre una persona leale, sincera. Quando ho iniziato un business di multilevel marketing, tutte quelle persone a cui proponevo il mio business, proponevo il mio prodotto e facevo e spiegavo cosa stavo facendo, erano tutte interessate, perché appunto avevano un buon ricordo di me. La maggior parte delle persone questa cosa non la calcola, si vive di impulsi, di reazioni, di situazioni momentanee, a volte senza pensare, e purtroppo si rovinano un sacco di rapporti così. E quando inizi un business, quando inizi a fare qualcosa di differente, puoi proporre alle persone questa cosa differente, questo business, questo prodotto, poi dipende, la gente inizia ad avere il rifiuto di te come persona, ma fondamentalmente non perché ce l'ha con te, ma perché ha un brutto ricordo di te. E poi, quando inizi a creare un gruppo di lavoro, quando inizi ad avere dei leader, quando inizi appunto a creare queste situazioni, è importante essere sincero con il gruppo. È importantissimo, è basilare essere sincero e leale con il gruppo. In che situazione? Essere sincero e leale con il gruppo è importante esserlo in tutte le situazioni. Non esistono situazioni sì, non esistono situazioni no. Esistono tutte le situazioni. Perché? Perché la lealtà è, credo, cioè dal mio punto di vista, quello che ho provato, quello che sto facendo io, deve essere il fondamento per creare un gruppo di successo. Poi molte volte non si è leali perché si pensa che le cose negative non vanno dette, che si pensa che le cose scomode non vanno dette. In realtà, se vuoi essere reale al 100%, devi dire tutto. Devi, specialmente quando le cose sono negative, perché se il gruppo ti vede sincero, se il gruppo vede che con te sei onesto con loro, sei leale, si fiderà molto più di te. In realtà la maggior parte delle persone, dei leader omettono e nascondono tutti questi punti. Perché? Perché non si è mai sicuri della propria posizione, o non si è mai sicuri di quello che si è deciso e di quello che si fa. E questo è un gravissimo errore. Ho visto delle persone che hanno scritto. Ciao Manuel, quanto è buona la neve. La neve è devastante, devastante. Anche la Juventus beve la neve, pensate. Carmen, sì, ci vediamo martedì. Lui è il mio mentore, vorrei aiutare. Grande, grande Damiano. Ciao Claudio. Come stai? Ho visto che eri in diretta prima, stavi facendo una diretta sulla mia diretta.
La prossima volta ti inserisco nella mia, così facciamo un binomio e facciamo un bel cinema. Lidl è la definizione, ok, di leader che non è leader. L'ho inventata 7 mesi fa, quando purtroppo c'è stato un Lidl che ha fatto di tutto per buttare fango sulla mia persona e su altre cose in generale, che ora non voglio spiegare perché trattiamo argomenti positivi, non parliamo di persone negative. Allora mi è venuta questa voglia di cambiare nome, di dare una definizione diversa a leader, e infatti è uscito Lidl. E pensate che Fedez in una canzone mi ha copiato la definizione di leader, dicendo leader, incredibile. Grande Francesco, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Parole sante, trasparenza e realtà ripagano sempre. Ciao Simo, ciao Vale. Trasparenza e realtà ripagano sempre, mettiamocelo in testa. Tante persone non la pensano così, per quello ho messo questo titolo un po' provocatorio alla mia diretta. Basta sincerità, ma che palle essere sinceri, ancora che parliamo di sincerità. In realtà nessuno vuole sentirsi, mi ha copiato Fedez, mi ha copiato veramente. Non tutti vogliono sentirci sinceri, cioè sincerità, che palle, ti annoia, ti stanca, e poi sentirsi dire le cose in faccia. La maggior parte delle mie dirette le faccio sempre dicendo le cose come stanno, come sono, e la maggior parte delle volte prendo insulti per questo, perché nessuno vuole sentirsi dire le cose in faccia, nessuno. Ci sono più leader che leaders, dipende in che azienda vai, mi permetto di dire, dipende in che azienda vai. Io conosco dei leader molto grossi in altre aziende, non genessi in altre, che lavorano molto bene, e nella stessa azienda conosco un sacco di Lidl, un sacco di supermercati nuovi che stanno aprendo e che stanno nascendo. Dipende, poi comunque ognuno ha la propria testa, ognuno sa valutare queste cose. Però la cosa che dico io è: ricordatevi che la sincerità fa malissimo. La sincerità, praticamente, se è nuda e cruda, dà tanto fastidio. Ma molte volte, magari non subito, magari non nell'immediato, se iniziamo ad avere un po' di pazienza, alla lunga la sincerità pagherà sempre. Ho staccato 2 ore dal percorso 90 giorni per fare il mago dei bambini. Dovevo vedere visi sorridenti e adesso ricomincio. Grande, grande, grande. Io dico Lidl che parlano come i libri senza del proprio. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono d'accordo. E ciao Matteo, ciao Byron, e nulla, è tutto questo. Oggi infatti all'ospite che verrà, secondo me sta facendo apposta a tardare per vedere quanti argomenti ho o quando chiederete di lui, ok? Ciao Ali, ho visto Ali che mi ha scritto già in diretta. Le dirette, lo ripeto, per chi fa network, per chi fa business online, sono fondamentali, perché vi allenate un sacco a parlare e a fare figuracce, come mi sto allenando io, e poi prendete un sacco di contatti, quindi riuscite un sacco a monetizzare le dirette, ed è fondamentale, specialmente per chi fa business online o ha un Airbnb, quindi un affitta case o un Uber o un networker, è importantissimo. E ripetiamo, ritornando al suo discorso, dopo la sincerità è basilare essere leali in ogni cosa che si fa. So che molte volte non è semplice. So che molte volte la lealtà è straapprezzata, ma è stra difficile da trovare, specialmente nel mondo del lavoro, perché noi siamo abituati nel mondo del lavoro ordinario che qualsiasi cosa accada o qualsiasi persona ci si presenta davanti, molte volte è meglio sgambettarla, perché non deve essere più brava di noi, perché ci ruba il posto del lavoro, perché magari il capo si affeziona a questa persona e non più a noi, magari rischiamo di essere lasciati a casa. Tutte queste dinamiche da popolume che ci vengono in testa ci fanno diventare poco leali, poi ti porta a essere poco sincero, poi ti porta a sgretolare tutti i rapporti umani che hai costruito nel corso degli anni. E finché fai il dipendente, lavori tu e la tua scopa per pulire l'appartamento che pulisci come dipendente, tu o il tuo macchinario a cui schiacci il bottoncino, o tutti questi lavori qua da dipendente, finché tratti male una macchina, una scopa, un qualsiasi cosa,
non è un problema perché quel macchinario. Ciao Francesca, grandissima, mi sei connessa. Francesca è una persona che fa un sacco di business online, l'ho conosciuta da pochissimo, mi ha raccontato la sua storia ed è fenomenale. Pensate che quest'anno si può concedere solo 3 mesi di vacanza in Croazia, in un posto bellissimo. Ok, sto parlando di te in diretta, spero che non mi uccidi dopo. È una persona che quest'anno si può concedere solo 3 mesi di vacanza. Peccato, peccato. Gli altri 9 mesi purtroppo deve lavorare, no? Lei è fortissima, fa un sacco di business online, mi ha spiegato la sua storia, i suoi business e sono rimasto molto colpito dalla sua situazione. E quindi stavo parlando che quando inizi a essere poco sincero con dei macchinari o nel lavoro in cui fai, quindi con gli oggetti, con cose, non succede nulla perché purtroppo, per fortuna, gli oggetti e le cose non parlano, non rispondono. Ma quando inizi a avere rapporti di poco valore con persone e sei poco sincero, sei poco leale, questa cosa ti può costare caro, specialmente nei business di persone, specialmente quando inizi ad avere tante persone da gestire o se sei influente con tante persone. Francesca, sì, ti uccido. Scusa, non volevo. Ciao Nick, come stai? Nick è un'altra persona che si sta buttando nei business online. Credo che l'80% delle persone che conosco da un anno a questa parte, tutti, l'80% di quelle che conosco si sta buttando nei business online. E nei business online la sincerità paga tantissimo perché le conoscenze sono fondamentali. Quindi nei rapporti del popolume molte volte è meglio dire cazzate, meglio mettere le cose, meglio mettere la testa sotto la sabbia, come dice sempre l'ospite che credo stia arrivando, lo spero per lui, se no lo uccido. Però vabbè, non è facile. Come stai amico? Io sto alla grande, sono in forma smagliante, oggi stiamo parlando di che è meglio dire cazzate, quindi basta essere sinceri, ovviamente scherzo, e di essere super leali, ma molte volte non è così facile. Nick, dai, non si dicono queste cose, non si commenta così al mio diretto. Parleremo di leadership, parleremo di felicità, cos'è la felicità e tutti i significati che noi abbiamo di felicità. Magari per Nick la felicità può essere un bel bonifico giornaliero di 2000 euro, magari per Sara la felicità può essere un rapporto sincero con il proprio fidanzato, magari per Leondina la felicità può essere 7 milioni di euro in banca, magari per Rachele la felicità può essere il proprio cane che scodinzola e corre in giro per il prato, magari per Riani la felicità può essere una bellissima famiglia, non lo so, dipende da persona. La felicità è qualcosa di indefinito. Ma sto scherzando, raccontaci, cos'è per te la felicità? La felicità per me è la libertà mentale, ok? Io sono realmente felice quando sono libero mentalmente, libero da cosa? Cosa vuol dire questa libertà? Libertà, vi ho detto libertà che è un po' un truismo, può dire tutto, ma può dire niente, no? Ok? Per me la felicità è la libertà mentale, quindi essere focalizzato in primis su un obiettivo, quindi per me essere libero mentalmente e avere dei sogni e avere degli obiettivi nella vita, ok? Perché se non ho obiettivi, non ho sogni, la mia mente non funziona e quindi non posso ritenermi felice. Essere libero da catene, da vincoli, da orari, quindi creare qualcosa di mio. Quando creo qualcosa di mio, quando lavoro per me stesso, lì sì che sono realmente felice, perché è quello che sto facendo. Io ad oggi sono realmente felice perché sono libero mentalmente. Ma chi è che sbatte la porta? Vero, 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 Stefania, vero? Sì, verissimo, per me è questa la felicità. E vi annuncio che l'ospite è arrivato, adesso si sistema 2 o 3 cose, mette giù il PC e lo chiamiamo subito qua. Quindi per voi cos'è la felicità? Magari ditemi la vostra definizione di felicità. Nick, con quanti soldi in banca si può andare in vacanza? Guarda, non voglio giudicare, non voglio permettermi di giudicare. Ti posso solo dire che statistiche dicono che la maggior parte delle persone va in vacanza facendosi debiti, specialmente nel 2018, quindi fanno finanziamenti per andare in vacanza o investono tutto il loro capitale che hanno tenuto da parte, l'hanno tenuto da parte apposta per andare in vacanza. E questa, diciamo, che non è una mossa molto
molto intelligente. Alleluia, ciao Ale. E vedere la felicità negli occhi degli altri. Appunto, quando una persona è felice lo vedi dagli occhi, gli occhi parlano, gli occhi non mentono mai. Gli occhi non possono mentire. Quando una persona è felice, non ascoltare la voce o quello che l'ospite si è connesso, incredibile. Non ascoltare la voce che ti dice sì, io sono felice, ma guarda gli occhi. Ed essere tu l'artefice di quel brillio. Sì. L'artefice del brillio dei tuoi occhi, della tua felicità, puoi essere solamente tu. Non c'è altra persona che può portarti alla felicità se non te stesso. Le vacanze più belle sono quelle assolviate per vedere gli eventi. Grandissimo. Ciao Paolo. Felicità è essere allineata con i miei valori. Urca. Bella definizione, ma ancora troppo... È troppo un truismo anche qua, valori. Valori me lo sono segnato qua oggi nei miei appunti, nella mia scheda, nella mia tabella. Valori. Anche lì, cosa sono per te i valori? Ciao Marina. Cosa sono per te i valori? Di che valori stiamo parlando? È lì. Andiamo a snocciolare questa felicità. Cos'è per voi la felicità? Iniziamo da dire che essere sinceri nella definizione è basilare. Felicità è plin plin di PayPal. Bene, ragazzi, ho appena detto essere sinceri. Sapete cos'è plin plin di PayPal? PayPal è bellissimo perché quando ricevi un pagamento, quindi da un business online che fai, ti manda una bella notifica e ti fa un plin plin. Ok, dovete provare la sensazione e anche il sound, ed è bellissimo. A parte che PayPal ha una fantastica icona tendente al blu che sfuma ed è bellissima da vedere, quindi già visivamente quando vedi la notifica di PayPal sei felice. Figuratevi quando senti il plim plim, come dice Nick, che è stato estremamente sincero definendo cos'è per lui la felicità. Il mio percorso di vita verso la libertà, l'imprenditorialità, è stato facendomi questa domanda. Cioè, è iniziato tutto facendomi una domanda: sono realmente felice? La risposta è stata no. Ok? Come faccio a essere felice? Cos'è per me la felicità? Dal momento che mi sono risposto a queste domande, ho iniziato a seguire percorsi per diventare libero. E per me la libertà è la felicità. Stefania, ne sai qualcosa di PayPal? Dato che rispondi vero, ti piace l'icona blu. Quindi scrivetemi cos'è per voi la felicità, sono molto curioso. Non è facile, perché bisogna essere sinceri, quindi basta millantate, basta cazzate, plin plin, basta tutte queste definizioni. Ditemi per voi realmente cos'è la felicità in maniera sincera, non vergognatevi a dire che possono essere soldi, può essere tempo. La felicità è aver raggiunto il tuo obiettivo che ti ossessionava. Anche qua un bel truismo, però già iniziamo. Attenzione, ho ricevuto un messaggio. Attenzione, ho preso già un contattino che vuole sapere del network tramite questa diretta, quindi per me questo è plim plim. La libertà finanziaria per te, Valentino, è la vera felicità. Benissimo, libertà finanziaria cosa vuol dire? Avere in banca 30 milioni di euro che ti portano altre entrate perché hai fatto investimenti? Cosa vuol dire? La felicità è uno stato dell'essere, non si trova, non si persegue, si è, ed il resto viene di naturalezza. Bellissimo, purtroppo non è per tutti così. Purtroppo non è per tutti così. Vivere senza pensieri. Bene, cosa ti porta i pensieri? Avere pochi soldi, avere poco tempo, tuo figlio che fa il disgraziato, tua moglie, i tuoi bambini. Cosa ti porta a avere pensieri? Una volta che capisci cosa ti porta a avere pensieri, risolvi i pensieri, trovi la felicità, dato che qual è la tua definizione. Felicità per me è poter scegliere di fare ciò che si vuole, assolutamente sì. Ciao Claudi, benvenuto. Quindi, dato che mi avete dato un po' di definizioni di felicità, ora vorrei chiamare qua il mio ospite di stasera, che ho fatto carte false per averlo, perché sto facendo una corsa 90 giorni e poi gli faremo qualche domanda su cos'è la corsa 90 giorni e se potete applicarla anche se non fate network marketing, magari nel vostro lavoro odierno. Ho fatto di tutto, ok? Mi mancava solo pagare, però grazie a Dio quelli non me li ha ancora chiesti, ok? E quindi citerei a presentarvi il super ospite. Prego. Aspetta, mettiamo uno left, sinistra, okay. Sinistra. Arrivo. Ecco qua. Ok. Benvenuto, Super Omar. Si sente? Parla un po', vediamo se si sente. Mi sentite, ragazzi?
Datemi un po' di feedback qua, dai, su. Un po' di feedback, la mia prima diretta, quindi sono emozionatissimo. Mi raccomando, sono una persona veramente timida, quindi trattatemi bene oggi, altrimenti poi mi chiudo a riccio e non farò mai più dirette nella mia vita, mi raccomando, eh. Leggiamo prima, nel frattempo che si connette. Non ho neanche parlato, cosa no, 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 qua è definizione di felicità, okay. Per potersi sentire a proprio agio in ciò che si fa, essere contenti in ciò che si fa, bellissimo, grande Simo. Ciao Enrica. Antonio, se ci provano capiranno la differenza tra il prima e il dopo e rimarranno sbalorditi. La pensiamo come te, te lo garantisco, infatti ne abbiamo provato. Eccoli, eccoli, ciao Marta, ti saluto. Ciao Simo, ciao, ciao a tutti ragazzi. Incredibile, solo per l'ospite meriti un bonifico su PayPal. francesco.aieta@gmail.com se volete. Ah, Nicola, se la persona che citavi prima, sentendo la diretta, che si sta dedicando completamente all'online, seguendo dei consigli veramente pazzeschi, sì, arriverà sì, sicuramente sì, in fondo con la sua voglia di fare. Sì, assolutamente sì. Allora, tutti e due siete da... Oh, madonna, è scappato... Siete da paura, nessuno meglio di voi, grazie Claudio. Grazie. Qua chiedono se sei tu, perché qua mi hanno detto che la corsa sono ti ha portato a chiuderti l'ufficio. No, sono io ragazzi, Francesco mi ha strappato dall'ufficio oggi, non sa neanche lui come ci sia riuscito, poi soprattutto per una diretta, visto che non sono abituato a fare dirette. Super mentor. Voce stupenda, complimenti. Ale. Voce stupenda. Ciao campioni, ciao. Allora, adesso iniziamo, bando alle ciance, non perdiamo tempo, che il tempo è importante, che poi alle 8 c'è da lavorare. Ecco. Ok, al ristorante, no, non andava detto. Allora, prima domanda che volevo farti è innanzitutto, come sta andando con la... Parliamo un po' di network allora. Anche. Come sta andando con la corsa 90 giorni? Allora, cos'è? Sta andando... Una definizione magari allora, tua? Che cos'è questa corsa 90 giorni? Ovviamente la corsa 90 giorni si può applicare, ragazzi, a qualsiasi attività che si sta facendo. Io la sto applicando al settore del network marketing, che ormai ho sposato da 2 anni e mezzo circa questa parte. E che cos'è questa corsa 90 giorni? Semplicemente sono, lo dice proprio la parola, 90 giorni dove ci andiamo a compromettere, andiamo a compromettere noi stessi, il nostro focus, le nostre energie, i nostri sacrifici, andiamo a comprometterci totalmente con il focus e ci andiamo a mettere sul risultato che vogliamo ottenere, in questo caso sul network marketing. Io ho preso un compromesso con me stesso per questi 90 giorni per quanto riguarda Jeunesse, che è l'attività che svolgo al 110%, felicissimo di essere in questa azienda che oggi Francesco possiamo dire che è sotto gli occhi di tutti, è sotto la vetrina dei più grandi leader al mondo, e ho deciso fino appunto il 12 ottobre, fino a quando andremo a Roma, di compromettermi, non esisterà niente per me fino al 12 ottobre in questa corsa. Cosa voglio dare in cambio? Cosa vogliamo dare in cambio, Francesco? Scusate realmente, ma sono emozionatissimo, quindi vorrei un'incitazione, soprattutto da Iani che vedo connesso lì. E io metto tutto me stesso, penso anche Francesco perché stiamo facendo la corsa insieme, e vi posso dire che è tosta, è la prima volta che io faccio un percorso del genere, una cosa del genere, e... Fatti vedere, hanno chiamato la team, bravissimi, Elisabetta Evangelista. Oh. Ciao Super Elisabetta. Ciao Upline. Ciao Upline. Mai visto una coppia migliore di questa? Roma, tiriamo giù il palo all'automatica. Certo, Vale, io stiamo facendo questa corsa proprio per andare a conquistare completamente Roma e farvi vedere a tutta Italia cosa siamo in grado di fare, vero Francesco? Assolutamente sì. Comunque ragazzi, per concludere, la corsa è focus totale su una cosa. Qualunque cosa voi vogliate fare per 90 giorni consecutivi, dovete dare tutti voi stessi, mettere tutto quello che potete mettere. O no Francesco? Sì, dare il 110%. Prima stavo parlando appunto, anch'io faccio la corsa, mi sto trovando molto bene anche se è faticosa, però tutte le imprese di successo richiedono un periodo di difficoltà e di fatica. Prima ho parlato di lealtà, sincerità, quindi il titolo è provocatorio, quindi basta sincerità, la gente ha paura di essere sincera perché ha paura delle conseguenze e quindi inizia a non essere più leale e quindi molte volte la gente preferisce dire cazzate. Prima hai collegato con una persona tre argomenti che volevo trattare. Hai trattato Iani,
che è una persona che deriva dalla Grecia per l'appunto, hai trattato sincerità, okay. Hai trattato lealtà, ho trattato, okay. E hai parlato di leadership. Sappiamo che questo sono stati dei giorni un po' di trambusto, specialmente per noi, perché è successo una grossa cosa nell'azienda in cui lavoriamo, è arrivato un grossissimo leader, hai nominato Yanni, appunto, quindi sì. Ci colleghiamo alla Grecia e... voglio capire dal tuo punto di vista, okay. Quanto è importante avere una leadership solida, okay. Se vuoi dare anche un significato tuo personale di leadership, okay. e quanto è importante essere un leader, posso permettermi leale, sincero? Allora, per quanto riguarda, vi rispondo subito, ragazzi, la sincerità penso che sia la cosa più importante. Bello, Yanni. Sei troppo umile, Omar, è visto più lontano di tutti. Grazie Yanni. Allora, stavo dicendo appunto di sincerità, ragazzi, penso che sia la cosa più importante in questa vita, perché nel bene o nel male dobbiamo essere sinceri, soprattutto in un'attività come il network marketing, che è un'attività, come ha detto benissimo Francesco prima, di relazioni con le persone, e che sia favorevole o sfavorevole la situazione che ti capita davanti, soprattutto, ripeto, nel network marketing devi essere sincero, devi dire le cose come stanno, che ti piacciono o non piacciono. Soprattutto, e mi collego anche alla leadership, essere leader vuol dire pensare prima al bene delle altre persone che a se stessi. Quindi la prima cosa che voglio dirvi, qualsiasi business facciate, state facendo oggi, di essere sinceri nel bene e nel male con le persone della vostra organizzazione, con i vostri leader soprattutto. Con i vostri leader soprattutto, perché qualsiasi situazione possa arrivare, basta prendersi, sedersi a un tavolo, chiamare le persone più vicine a noi, più influenti della nostra organizzazione e parlarne. Ripeto, che sia positiva e la situazione dia dei vantaggi, oppure che sia negativa e dia degli svantaggi a tutti, perché la maggior parte delle persone forse che sono live sanno della scelta che ho fatto 5 mesi fa. Non era assolutamente una situazione facile, però cosa ho fatto? Ho semplicemente chiamato le persone della mia organizzazione, del mio team, ho detto che volevo cambiare perché non stavo più bene dove ero per diversi motivi, e ne abbiamo parlato semplicemente insieme. La situazione era difficile, sì, perché abbiamo comunque ci siamo rimessi in gioco sia io che Francesco, che tutti i ragazzi del mio team. Stiamo ricostruendo tutto da zero, ma non abbiamo paura di questo. Perché? Perché se uno è veramente leader, ha influenza sulle persone. Qua vado anche a collegarmi alla domanda che mi hai fatto, Francesco, sulla leadership. Per me la leadership è una parola sola: influenza. Bisogna saper influenzare le persone devono seguirti, non perché le obblighi, non perché si devono sentire comunque in dovere, ma devono essere attratte da te. Ovviamente poi c'è dietro anche la crescita personale, perché diventare comunque un leader di successo equivale a crescere come persona, a cambiare come persona, perché io fino a 2 anni e mezzo fa assolutamente non ero questo tipo di persona, non avevo mai lavorato nel network marketing, sul web, quindi ho imparato in questo percorso. Leadership, poi un altro termine che si può usare è esempio totale. Ci sono tantissimi leader che chiacchierano, tantissimi leader che non fanno azione, poi magari non portano risultati alla fine del mese o vanno a fatturare pochissimo con quello che stanno facendo, e magari non sono i primi ad essere sul campo, pretendono tanto dal team, ma poi non sono loro in primis a fare la differenza. E l'esempio è, penso che sia Amalgami. Giusto, Amalgami, sì, giusto, Francesco. Giusto. No, nel limite te puoi dire quello che vuoi, tanto un pubblico vario che mi capisce. Ah, ok, sì, benissimo, sì. Meglio così allora. La parola esempio si amalgama la leadership, perché un leader deve essere esempio totale verso il proprio team e deve essere di ispirazione totale al team. Poi che domande mi avevi fatto per quanto riguarda la lealtà e essere leali, penso che sia importantissimo, come la sincerità, ovviamente. Sia sotto l'aspetto positivo che negativo, ripeto e sottolineo questa cosa, perché non devi per forza andarci a guadagnare o altro da una situazione, ci puoi anche perdere da una situazione, però è importante che tu sia sincero, perché la sincerità, come dico sempre, paga. Assolutamente sì, sei stato super esaustivo, infatti loro magari non sanno il cambiamento che hai fatto da 2 anni e mezzo a questa parte, ma è stato qualcosa veramente di colossale. Ad oggi argomenti come leadership, prima sconosciuti a entrambi, risuonano spesso nelle nostre orecchie e in tutta la nostra squadra, tutto il nostro team che siamo andati a creare. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi?
di Lidl. Allora, perché questa magari non l'hai visto prima. Stavo parlando di sincerità e realtà, stavo parlando che molte volte le persone, come hai detto benissimo tu, hanno paura di di parlare sinceramente quando si parla di cose negative, quando si va a dire magari al team, nel nostro caso, qualcosa che non va, perché ci sta, può succedere, i problemi, certo, come dico sempre, fanno crescere, è giusto avere problemi, quindi se hai dei problemi ritieniti fortunato, perché sicuramente superando quei problemi avrei fatto il next level nella vita ed è importantissimo. Certo. Però molte volte si omettono cose negative per paura. Okay. E allora prima ho detto che se ci sono leader che omettono cose negative per paura, in realtà non sono leader ma sono Lidl. E okay, quindi Sandro ha scritto: cosa ne pensi di Lidl? Okay. Che dicono in parte la verità delle cose al team. Okay. Penso che sia tantissimo una cosa sbagliata, super negativa, perché prima o poi la verità viene a galla, e quando la verità viene a galla e le persone si rendono conto realmente che tu magari la sapevi e gliela stavi nascondendo, non ti seguiranno mai più. Una volta che perdi le persone, perdi la fiducia delle persone, penso che sia molto ma molto difficile andarla a recuperare. E poi sono cazzi amari, scusatemi il francesismo, quindi io sono dell'idea che nel bene e nel male di dire sempre la verità, quello che succede, quello che non succede, soprattutto al team e soprattutto nel network marketing, che è un business di relazioni. Senza le relazioni penso che non si vada da nessuna parte. E ok, ciao Omar, sincerità e fiducia, esatto, bravissimo Omar. Poi che altro possiamo aggiungere, Francesco? No, stavamo parlando di grossi leader, di quello che è capitato in queste settimane, ok? Non vogliamo entrare nel merito, perché magari i social tra qualche giorno parleranno e si sentirà parlare. Ci saranno degli annunci ufficiali veramente grandi, e posso dire che siamo solo che felici di questa cosa, perché vuol dire che la nostra azienda sta facendo sotto un aspetto mondiale una pubblicità incredibile, ed è una potenza oggi affermatissima sotto gli occhi di tutti, come dicevamo prima. Assolutamente sì, settimana scorsa eravamo a Roma. Omar era a Roma per riunione importantissima a cui io ancora non posso partecipare, perché nel network marketing è un business di crescita personale, quindi ci vuole il giusto tempo. Quando è arrivato il tempo, quando cresce in maniera adeguata, puoi partecipare a certe situazioni molto interessanti, quindi ci vuole tempo. E sono queste riunioni, queste situazioni che si vanno a creare, sono motivo per distributori, come posso essere io, per cercare ogni giorno di fare sempre di più per arrivare sempre più in alto. E appunto eravamo a Roma negli uffici di Genest, è stata un'esperienza, posso permettermi, unica. Era la prima volta che andavo in quegli uffici, e vedere una realtà che in Italia gli uffici erano aperti nel 2016 e l'azienda nel mondo è nata ormai da 8 anni, praticamente quasi 9, e l'azienda l'anno scorso nell'ottavo anno ha fatturato 1.3 miliardi, quindi stiamo parlando di numeri veramente estremi. Vedere che l'ufficio europeo è collocato in Italia, a Roma, vedere che a ottobre ci sarà la convention a Roma, vedere che tanti leader, tanto fatturato, si sta spostando in questa azienda, wow. Siamo sempre fantastico, più felici, sì, assolutamente, della decisione che abbiamo preso. E mi collego a questa sì, cosa che ha detto Francesco, poi lo faccio andare avanti. Ragazzi, a Roma poi abbiamo girato, è ancora abbastanza riservata questa cosa, uno spot che andrà in onda sulle reti Mediaset, e sarà qualcosa di atomico, perché farà vedere realmente al mondo intero che cos'è il network marketing e soprattutto dove sta andando il mercato di oggi. E sono strafelice di questa cosa, perché quando si inizierà anche a parlare in televisione di questo settore, di questa industria fantastica, la gente magari inizierà a crederci, perché oggi c'è, vero Francesco, tantissimo scetticismo a riguardo ancora. E sono strafelice di questa cosa, e non vedo l'ora di settembre per far vedere realmente che cosa stiamo facendo. E purtroppo nel 2018 l'ignoranza è una scelta, quindi al momento che scegli di essere ignorante, scegli di non guardare certe determinate cose che ti stanno accadendo intorno o nel tuo orticello di casa. E quindi quando inizi a non guardare più cosa ti accade nell'orticello perché vuoi essere ignorante, magari se accadeva 20-30 anni fa non era un problema. Ad oggi essere ignorante in quest'epoca ti può costare estremamente caro. Nascondere quello che vuoi realmente, far finta di niente, far finta che tutto vada bene quando in realtà non ti piace la tua vita, può realmente costarti caro. Magari arriverai ad avere 40-50 anni e inizia a piangerti addosso perché nella vita non hai fatto ciò che volevi.
in realtà bisogna usare. Io sono di quelle persone che crede che bisogna fare il passo più lungo della gamba, perché se non lo fai non saprai mai come può andare, no? Quindi bisogna osare, che sia lavorativamente parlando, che sia a livello di emozioni, sensazioni. È una cosa che puoi attuare sia a livello personale, quindi con persone, sia a livello lavorativo. Quindi io dico sempre che, cioè io l'ho sempre fatto il passo più lungo della gamba e sempre lo farò, perché bisogna osare, trovarsi in situazioni scomode e poi uscirne alla grande. Se realmente vuoi qualcosa nella vita, attenzione, perché se non sai cosa vuoi, se sei sperduto in mezzo al mare, fermati un secondo, ragiona su quello che vuoi realmente nella vita, qual è il tuo focus, dove mettere il tuo focus, qual è il tuo obiettivo, e poi spingi a spada tratta, spingere. Totalmente d'accordo. Se in quello che fai non bruci le navi, non arriverai mai al successo, alla libertà tanto sperata, perché devi realmente, come ha detto benissimo Francesco, osare, buttarti, anche se non sei capace magari di fare una cosa. Io oggi sono qua, non ho mai fatto una diretta in vita mia, sto uscendo dalla mia comfort zone grazie a Francesco. Mi piace anche fare dirette, magari ne farò una ogni mattina alle 7, quando la gente si sveglia prima di andare a lavorare. Farò ogni mattina magari una diretta, visto che Francesco mi ha fatto uscire da questa zona. Ma dove la fai? Da dove la faccio la diretta? Il mio profilo non te lo do. Ah, ok. Ah, da dove la faccio? Mi hai fatto questo servizio, questa alzata. Da domani ci tengo, visto che ci sono ancora 31 persone connesse, comunque che ci stanno seguendo, ci tengo a dire a tutti voi che aprirò ufficialmente la mia pagina Facebook. Quindi ragazzi, da domani la mia pagina Facebook sarà operativa al 110%. Perché ho deciso di fare questa pagina? Domani metterò anche un video dove lo spiegherò, quindi seguitemi sulla pagina Facebook, perché ne vedremo delle belle. Sarà raccontato tutto il mio percorso, da, come ha detto benissimo Francesco, da 2 anni e mezzo fa ad oggi, e il mio obiettivo è, ripeto, è semplice: ispirare anche solamente una persona che seguirà quella pagina, che guarderà i miei video, che guarderà i miei post, e lì già sarò felice, perché una volta che una persona, o no Francesco, si ispira, prende una decisione. Quando prende una decisione, il super Anthony Robbins dice: ogni volta che prendiamo una decisione si plasma il nostro destino. Quindi ragazzi, decidete nella vita. E ho visto delle grande olé Marco Sime. Bene, ciao Sime, come stai, da quanto tempo? Non saprei spiegare la felicità, ma non ho mai visto una persona insicura di sé, allergica a fare scelte, essere felice di dove si trova. Non è il vostro caso. Sì, quello sì, assolutamente. Se non sei disposto a fare scelte, se non sei disposto ad azzardare, io non ho mai visto una persona che è lì nel suo, tranquilla, non prende scelte. Cioè, sì, è lì tranquilla, nel suo, non prende scelte. Non ho visto una persona così e essere anche felice. Perlomeno, se voi l'avete vista, tenetevela stretta, perché è una rarità. È un po' come il rinoceronte bianco, no, era quello che si era estinto, sì. E ogni tanto leggo qualcosa. Spingere, certo, spinge sempre. Quindi iniziamo a spingere con la nuova pagina. Questo video, hai fatto una bella pubblicità, perché ora siamo in 32, ma solitamente entro 2 settimane riceve 7-8 mila view. E in più metterò tutti questi video su YouTube. Da domani pomperò il canale con più o meno 19 video devo inserire. E se fai il canale YouTube, poi lo diciamo anche in diretta. Iniziamo un po' a formarci. Stiamo lavorando molto bene online, stanno ispirando un sacco di persone, questo è importantissimo. Il gruppo sta crescendo a vista d'occhio, e nulla. Puntiamo solo sull'online, ma in maniera differente, quindi diversificando, partendo dal network marketing ad altri business. E nulla, ma l'importante è scegliere. Che fai online, che non fai online, ma ricordati di scegliere. E soprattutto di mettere tutto te stesso in quello che stai facendo, perché se no, ho messo oggi un post bellissimo: resterai appena al di sotto della soglia del successo. E quella soglia, appena al di sotto della soglia del successo, come si chiama, Francesco? Non mi sono cattivo. Mediocrità.
Beh, io l'avrei definita in altri Ah. mille modi, però io sono cattivo, Ok. meglio di no. E Mediocrità. cosa c'è in mano? Cos'è? Quindi gratta e Sì, ho giocato prima perché vinci. non sono soddisfatto della mia situazione economica e posso essere il prossimo milionario. No, scherzo, scherzo. Ovviamente sto scherzando, ragazzi, ci mancherebbe altro. E spingere, spingere, spingere. Sì, ma stiamo aspettando anche te per spingere. Facci anche tu, mi raccomando, pubblicità, visto che sei una persona veramente influente, un Vedi super tu, lui è leader. bravo a fare dirette di brutto. Marco Simeoni, allora devo apprendere. Si copia sempre dai migliori per Sempre, essere il sempre, migliore. sempre. Nada, se vuoi lasciarci, che devi andare, so che sei super impegnato, non farti Sì, problemi. Adesso un sì. minuto e chiudo io. Vado ragazzi, che ho uno Skype importantissimo da fare. Grazie Francesco per questo invito. Grazie a tutti voi ragazzi per aver seguito questa diretta. Ricordatevi, da domani sarà online la mia pagina. Cliccate mi piace, ogni mi piace. Vi farò su PayPal 10 euro di ricarica, mi raccomando. Mettete, mettete. Mettete mi piace. Ciao ragazzi, è stato un piacere, un abbraccio. Tuo Francesco. Ottimo, ottimo, torniamo a noi adesso un minuto e chiudo. Grazie, grazie Omar che ha partecipato. Omar è una persona che ha avuto un cambiamento devastante nell'arco di neanche 2 anni e mezzo. È passato da a fregarsene zero del mondo del lavoro, di tutto quello che lo stava circondando, a diventare un grossissimo leader di una grossa struttura di multilevel marketing e guadagnare cifre molto importanti ogni mese. E abbiamo trattato diversi argomenti, siamo passati da un argomento all'altro: lealtà, sincerità, seguire leader, sinceri, leali e non leader che hanno paura di dire la verità. Siamo passati alla definizione di felicità, definizione di leadership, di tutto quello che è il mondo online, di quello che stiamo facendo. Quindi vorrei mandarvi un grossissimo abbraccio a tutti voi che vi siete connessi, siete stati attenti per ormai quasi 45 minuti. Tutte le dirette che faccio, tutti i video che faccio li metterò su YouTube, quindi potete sempre vederli, prendere spunto. Non esitate a contattare chi ha condiviso questo video per chiedere cosa stiamo facendo e di cosa ci occupiamo. Chi ha condiviso il video sicuramente vi risponde in maniera repentina. E nulla, ora vado che alle 8:30, no, alle 8 devo prepararmi, alle 8:30 ho una cena di lavoro molto importante. Vi mando un grossissimo abbraccio, saluti a tutti, ciao ragazzi, spingere, spingere, spingere. Un abbraccio, vivi per eccellere. Ciao!